Sì, voltiamo a pagina. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la storia di un'azienda di Caivano con 54 operai, un'azienda di produzione e lavorazione dell'acciaio, produceva funi di acciaio per ponti e sull'orlo del fallimento gli operai hanno deciso di acquistare l'azienda investendo di tasca propria il TFR e tutti gli assegni della cassa integrazione, l'hanno acquistata a meno di un mese dalla sentenza di fallimento e sono ripartiti. Una bella storia e oggi ne vogliamo raccontare un'altra simile che arriva dall'Umbria, perché all'Umbria 11 lavoratori di un'azienda di ceramica hanno fatto lo stesso. Buongiorno a Marco Brozzi, presidente della cooperativa Ceramica Nodi, Città di Castello. Buongiorno a tutti. Allora, ci piace raccontare queste storie di rinascita di queste imprese. Bella voce anche, bella sorridente. Vivace, ci fa capire che insomma siete contenti in questo momento. Allora, intanto vorrei partire da una cosa. Voi vi siete fatti un tatuaggio sul braccio per ricordarvi sempre di quello che avete fatto. Cosa c'è scritto? Sì, c'è il nostro simbolo che è un cuore con all'interno una fiamma ardente che sta a significare la nostra passione e il nostro amore che abbiamo per il nostro lavoro. Ecco, dopo ognuno ha messo la sua frase, la mia, quella che è stata pubblicizzata nei media, è tutti per uno, un sogno per tutti. Ecco, un sogno per tutti che voi siete riusciti a realizzare, come ce lo racconti e quando? Intanto cosa stava succedendo poi? Stava succedendo che la proprietà vecchia stava delocalizzando in Armenia, ci aveva detto della chiusura aziendale e noi ci siamo guardati intorno e grazie al sindacato e grazie a Lega Coop che ci hanno prospettato il worker buyout abbiamo messo a disposizione tutta la nostra indennità di disoccupazione, tutto il nostro TFR e ci siamo riacquistati l'azienda. Ecco, quella legge Marcora o Marcora, non so mai l'accento, però che ha salvato già tantissime aziende. Sì, e esatto. Imprese proprio per insomma si fondano delle cooperative e si hanno dei fondi e si riesce insomma a rilanciare l'impresa da cui si rischiava di essere mandati via. Sì. Com'è stato il percorso? Difficile? Il percorso iniziale è stato difficile anche perché pesci un po' dallo scoramento e dalla paura di non riuscirci. Poi, è stato lei a lanciare la proposta? Sì, sono stato io. Infatti l'hanno fatto presidente apposta, dice così la colpa è tutta la tua. Oneri ed onori. Stava dicendo, è stato difficile in che modo all'inizio? All'inizio è stato un po' difficile per capire i metodi di come mantenersi il lavoro, capire cos'era questo worker buyout, poi però la Lega Coop si è messa molto a disposizione per spiegarci tutti i pro e tutti i contro e abbiamo messo nella bilancia e alla fine il gioco valeva la candela e ci siamo convinti, poi dopo è stato tutto in discesa, è stato più l'inizio fra di noi che realmente poi partire. Andate d'accordo? Scusa Francesca, mi sono sovrapposta. Andate d'accordo? Sì, no, il vantaggio principale è quello che siamo comunque un gruppo di amici e se no sarebbe difficile partire in 3 mesi e decidere una cosa simile. Siamo un bel gruppo di amici che si è ancora più rafforzato con la costituzione dell'azienda. Ecco, intanto salutiamo, ci ha raggiunto in collegamento Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. Buongiorno Fumagalli. Buongiorno, buongiorno a voi. Brozzi, brevemente, voi che cosa producete e con chi lavorate? Perché leggevo che voi lavorate molto anche all'estero e cercate di ampliare le vostre, vostre commesse. Tutto ciò che è ceramica da tavola, dalle stoviglierie alle pirofile e quant'altro, e lavoriamo prevalentemente per l'estero, il 90% degli Stati Uniti d'America. E adesso volete spostarvi anche dall'altra parte, verso l'est? L'idea c'è di andare a conquistare i mercati dell'est, tipo il mercato russo, perché secondo noi c'è molto spazio, e provare anche magari a rimettersi nel mercato italiano, perché no? E perché no? Ma senta, solo una cosa, ma perché l'azienda vi voleva abbandonare? Per il costo, nel costo della manodopera, perché? Sì, presumibilmente per il costo della manodopera. E quindi spostare in Armenia? Sì. Ecco, anche se poi recentemente leggevamo che il costo della manodopera in Italia è calato moltissimo, prima si delocalizzava nell'est Europa e adesso spesso non conviene più, però evidentemente in Armenia conviene ancora. Cesare Fumagalli, leggevo che avete fatto a fine settembre, lo scorso settembre, la vostra 31ª conferenza di Confartigianato, questa era però di Bergamo, che si intitolava La bellezza come ispirazione per il futuro dell'uomo e del lavoro, artigianato tra etica, passione e tecnologia.
così recitato questo titolo perché mi sembra bello associare il lavoro artigianale alla bellezza, al fatto che tanti giovani forse non capiscono il valore del lavoro artigianale. C'è spazio invece, ci sarebbe spazio per giovani lavoratori nel settore? Io credo, lei ha citato questo titolo che riassume, potrebbe sembrare una vicenda un po' aulica e lontana, ma la prima sostenibilità che hanno le imprese artigiane è quella di tipo economico, quindi si può parlare di artigianato con un futuro perché c'è una grande domanda di prodotti fatti su misura, c'è una grande domanda di prodotti che incorporino bellezza, il ben fatto, cioè siamo lontani, sembra lontanissimo, è di non molti anni fa quando bastava avere prodotti usa e getta, oggi è quasi una bestemmia, che costassero poco. Oggi la ricerca della la domanda dei consumatori, di ognuno di noi, perché poi siamo anche consumatori, è invece per prodotti che incorporino qualità, che siano ben fatti, che se sono stoviglie, se sono piatti, se sono oggetti di ceramica, sappiano far ricordare tutta quell'esperienza che c'è nei distretti della ceramica italiana. Il caso di cui state parlando è un caso di questo tipo, che mi fa dire che anche in questo caso, come l'altra sera, Italia-Armenia 9-1. Ecco, le volevo fare questa domanda che Francesca ha già fatto, ha già rivolto a Marco Brozzi, ma secondo lei come mai poi questi imprenditori alla fine abbandonano un territorio come l'Italia, dove c'è comunque una competenza, dove c'è questo amore per la bellezza, per andare, per carità, anche lì saranno bravissimi, però insomma si butta via tutto un patrimonio di conoscenze e competenze? Guardi, perché c'è stata una stagione che io spero sempre più alle spalle, nelle quali l'unica determinante era quella del prezzo, come cercavo di dire prima. Il prodotto standardizzato rincorre i fattori di costo più bassi, quindi ad alta componente di lavoro si cerca dove il lavoro costa meno, però è anche differente, anche il prodotto che ne esce è un prodotto differente, e noi stiamo battendoci come Confartigianato da lunghi anni, non ci siamo ancora riusciti perché l'Unione Europea riconosca la tutela della denominazione di origine. Se non c'è il controllo della denominazione di origine, se il consumatore può essere imbrogliato tra il prodotto fatto a Città di Castello e quello fatto in un qualsiasi altra parte, dall'Armenia, quel che si vuole. Dico, se il consumatore cerca il prodotto armeno lo comprerà perché ci sarà scritto che viene da lì, ma se cerca il prodotto italiano e lo imbrogliamo dicendo che non c'è, non si può dire il luogo dove è fatto, beh, probabilmente facciamo dei favori a soggetti magari multinazionali, però nel tempo stesso condanniamo anche le piccole realtà produttive che restano sul territorio, che insieme alla sostenibilità economica fanno anche sostenibilità sociale e territoriale. Insomma, quel Made in Italy. Fumagalli, abbiamo raccontato la storia di questa azienda di Città di Castello, ma nel panorama delle aziende d'artigianato, delle imprese, delle piccole anche imprese artigianali, qual è la situazione di crisi? Perché sappiamo che sono tantissimi tavoli di crisi. Guardi, non c'è nessun tavolo, do una buona notizia, non c'è nessun tavolo di crisi al MISE che riguardi le imprese artigiane, no, lo dico con un po' di ironia nel senso 350 che tavoli industriali di crisi industriale, non c'è l'artigianato. Nel senso che purtroppo non assumono mai le caratteristiche unitarie da rilevanza di numeri per cui si mobiliti un tavolo al MISE, nonostante negli ultimi 10 anni, nei 10 anni terribili della crisi, da Lehman Brothers a oggi sono scomparse quasi 180.000 imprese artigiane. Io dico che comunque sono scomparse 180.000 imprese artigiane, ma l'artigianato italiano è in ottima salute perché sta imparando, ha imparato con tanti purtroppo sacrifici, con tanti che non ce l'hanno fatta, ma oggi le imprese che sono attive sul mercato hanno saputo fare i conti con la globalizzazione, fenomeno che fino a 20 anni fa era del tutto ignoto, c'erano tanti manufatti che stavano solo dentro i mercati locali, oggi non è più così per nessun tipo né di manufatto né di servizio,
E la seconda è la grande questione della rivoluzione digitale, con cui siamo alle prese, sono alle prese tutte le dimensioni di impresa, quindi anche le piccole imprese artigiane. Certo, con tanto sforzo da fare, perché l'artigianato è diffuso su tutto il territorio, ma questo è un modello di sviluppo che il mondo ci invidia per qualche verso. Non c'è nessuno degli 8.000 comuni italiani dove non ci sia un'impresa artigiana, e questo nella coesione sociale fa una grande differenza, per cui non ci sono i tavoli di crisi al MISE, proprio per questa diffusione territoriale. Cesare Fumagalli, giorni fa ci siamo occupati del Salone Orientamenti di Genova, rivolto ai ragazzi e giovani che devono scegliere il loro futuro, e il tema era proprio il saper fare. Allora, come si fa a far comprendere, a far tornare quest'anima artigiana ai ragazzi, tornare nelle botteghe a lavorare lavori spesso davvero bellissimi e sottovalutati? Cosa potete fare voi e noi? Beh, intanto con un recupero reputazionale. Se le famiglie cominciano a dire, se proprio non riesci a fare altro, allora fai un lavoro che comporti anche la manualità, sicuramente non si fa un favore a quella che resta, il nostro paese resta il secondo paese manifatturiero d'Europa, e quindi con una straordinaria capacità, competenza diffusa sul manifatturiero, sottolineo e scandisco il termine, perché comporta non solo di stare dietro ad una scrivania, una tastiera, ma anche di metterci le mani nel manifatturiero. E creatività. Peraltro con elementi anche di soddisfazione economica che spesso altre attività non riescono a dare. Quindi un'attrattività per i giovani passa anche attraverso davvero un recupero di reputazione, che per esempio anche gli organi di formazione possono contribuire a ricreare. Io parlando col mio collega francese mi raccontava l'esperienza di recupero da dispersione scolastica che loro stanno sperimentando nelle università, ragazzi che mollano al primo o a metà del secondo anno dell'università, che con un'integrazione di formazione professionale poi avviano attività. In Francia il boulanger è un signor mestiere ad alta reputazione. È molto importante quello che dice Cesare Fumagalli, restituire reputazione a lavori bellissimi. E può essere fatto davvero anche in Italia, ne abbiamo davvero tutte le caratteristiche. Per chiudere questa pagina vogliamo tornare da Marco Brozzi. Primo messaggio, sì, Mauro, da credo leggergli. Che il presidente Brozzi della cooperativa abbia piacere di ascoltare questo messaggio che arriva dai nostri ascoltatori. Bravissimi, siete l'Italia che è laboriosa, che non si arrende, siete soprattutto un incoraggiamento per tutti. Ecco, un incoraggiamento per tutti. Lei consiglierebbe a chi è in crisi di seguire il vostro esempio, Brozzi? Assolutamente sì. Io consiglio di unirsi insieme le persone che si trovano nella nostra condizione, affidarsi a LegaCoop, perché il worker buyout può risolvere moltissimi problemi. Lei dorme tranquillo adesso? Io dormo serenissimo, sto facendo sogni da bambino. Che bello, bellissimo sentire allora questo ottimismo, questa di Marco Brozzi. Allora davvero tanti auguri per questa vostra coraggiosa esperienza, e così davvero sorridente e piena di ottimismo. Grazie a Marco Brozzi e grazie a Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a voi.